Ciao a tutti, eccoci qui, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. In cucina ci sono io, Nicola Vizzarri. Poi? Ci sono pure io, Antonella Carriere. La ricetta di oggi è un carciofo fritto aggiunto con del baccalà mantecato all'olio extravergine di oliva ed una emulsione al peperone. Andiamo a vedere gli ingredienti. Sì. Abbiamo del carciofo, dell'olio di semi di arachidi per friggere, del baccalà, peperone rosso e cipollotto fresco e olio extravergine di oliva. Andiamo a vedere subito il procedimento. Certo, andiamo avanti. Mettiamo del baccalà sotto sale che abbiamo lasciato per alcuni giorni sotto il filo d'acqua corrente in modo che... Cambiare l'acqua per togliere il coso del sale, certo. Sì, rinvigorisce per poi essere lessato. Poi lo scoleremo e lo mantecheremo nel frullatore con l'olio extravergine d'oliva. Andiamo a pulire il nostro carciofo, qui. Io li friggo pure senza sbollentarli, i carciofi. Sì, però potrebbe rimanere, sì, vanno bene. Sì, sono più croccanti, sono buone. Un po' più secchi però. Invece intanto, così con l'acqua si tendono un po' ad ammorbirsi. Comunque lo chef c'ha sempre ragione, eh? Assolutamente no, ognuno poi può fare come vuole. Io dico la mia. Certo, è vero. Poi e io dico la mia. Di supporto. A qualche errore che si potrebbe commettere, no? Sì, sì, tutte le cose. Tagliamo la parte superiore del carciofo. Vediamo se ha qualche spina eventualmente al centro che risulta poco... No, non ne ha. Sì, sì. Però andremo ad incavare un po' da poter poi farcire con del baccalà, no? Andiamo a creare quel po' di spazio, vedi? Ce lo mettiamo dentro il baccalà? Sì, mettiamo dentro e poi lo mettiamo così, fritto. Come i carciofi ripieni che si fanno con la carne, invece oggi facciamo si adopera il baccalà. Ecco qua. Andremo a lessare per un paio di minuti in acqua bollente. Mettiamo a cucinare il peperone. Giallo, rosso, verde, come lo... Infatti, mo ti stavo facendo questa domanda. Per forza il giallo? No. Oggi abbiamo scelto il giallo, dai. Oggi c'era il giallo. Ci hanno omaggiato del giallo. Mettiamo il cipollotto. Andiamo a stufare e poi a frullare. Scaldiamo dell'olio extravergine di oliva. Mettiamo il nostro cipollotto, aggiungiamo i nostri peperoni, mettiamo un pizzico di sale, non faremo altro che poi spadellare e attendere che si ammorbidisca per poi frullare con dell'olio extravergine d'oliva. Possiamo già togliere il nostro baccalà. Sì. Se ci procuriamo, ecco qua, padellino. Cosa vuoi? Questa? Scuparola. Perfetto, poterlo sgocciolare. Reggi un attimo, fallo tu, così io sì, preparo della carta assorbente. Vado? La carta assorbente? Sì, asciughiamo in modo da rilasciare meno liquidi poi quando andiamo a frullare con dell'olio extravergine d'oliva. Ecco qua, perfetto. Prendiamo il nostro kit. Ah, ma lo frulliamo. Per frullare. Amalgamare. Il sale direi che lo aggiungiamo dopo che abbiamo frullato per capire se effettivamente ha bisogno, no? Che comunque parliamo di un pesce che è stato già per mesi e mesi sotto sale, certo. Quindi andiamo a frullare per avere questo baccalà mantecato. No? Qua. Guarda che bello. Possiamo fare anche delle quenelle, metterlo su un'insalatina di finocchi. Poi da cosa può nascere cosa? Dipende sempre dalla creatività. Dalle persone, certamente. Che si adotta. Eccoci qua. Scoliamo anche il nostro carciofo per poi andarlo a friggere apposta. Adesso attendiamo un attimo che si finisce di asciugarsi bene, perché poi in olio potrebbe schizzare, quindi
procurarci qualche danno, scottatura, tendiamo anche la cottura dei peperoni che si cucinano per poi frullarli. Eccoci qui, Antonella, vedo che stai friggendo questo bel carciofo, è pronto. Carciofo che abbiamo prima sbollentato. Guarda che bello, facciamo un attimo così riposare qualche minuto. Nel frattempo si sono stufati i nostri peperoni, li andiamo a frullare. Mettiamo un filo d'olio, aggiungiamo sempre un filo d'olio qui. Il baccalà l'avevamo prima mantecato, eccoci qua, la nostra purea è pronta, andiamo ad aggiungere un altro filo d'olio per dare quella fluidità. Pensa, peperoni, baccalà, carciofo. Uno frullato, vede, dice, ma sai che stesso frullato, invece vedi, peperoni. Sì, peperoni. Perché a te piace tutto frullare. E olio. Beh, una crema nel piatto ci vuole sempre per accompagnare le parti solide, no? Sì, sì. Ecco qua, abbiamo raggiunto la densità che volevo. Il nostro carciofo si è bello fritto, lo allarghiamo un po'. Andiamo un pizzico, un po' di sale, un cucchiaio che lo andremo a farcire con la nostra spuma di baccalà, così bello, ah, vedi? Come se fosse un fiore, un gelato, no? Ecco qua, perfetto. Io dico un fiore, lui ha detto un gelato. E beh, vabbè. Eccolo qua, abbiamo la nostra salsa che andiamo così a nappare e a ornamentare. Un filo d'olio, carciofo fritto, baccalà mantecato, emulsione di peperone, non resta che provarlo a casa. Vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre su questa rete e in Cucina con lo Chef. Alla prossima! Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.